Ciao ragazzi, ci sono Vincenzo Vici, facciamo qui sul gioco ufficiale della Ducati. Facciamo il tuo storico. Allora, non è andata bene la scorsa puntata, quindi io in questa puntata proverei un'altra difficoltà. Facciamo questa moto qui che non l'abbiamo vista. Tu storico, guardiamo tutte le moto che ci sono. Se no, che cazzo di tu storico è? Un tu storico di merda. Questa è bella, non è che mi piace tantissimo, Negli anni 50... Nel 54 Taglioni, ingegnere con pesanti esperienze. Infatti Taglioni, ve lo dico, è famosissimo. Ci sono due o tre figure chiave dentro al gioco. Allora, io direi di mettere di nuovo difficile, perché a volte mi sembra di giocare da solo, se no. Quindi facciamo gara. Vediamo un po' se con difficile si può fare qualcosa. Vediamo sta moto. No, non è il mio genere. Non è il mio genere, lo sapete che non è il mio genere. Il mio genere è altro. Ok, non so perché non è partita subito. Dovrei togliere quelle lì. Guarda che moto che facevano una volta. Questa qui è moto storica, sicuramente la Ducati, ma insomma. Io l'ho vista, questa qui l'ho vista dal vivo, dal vivo è più bella che sul gioco, ve lo dico chiaramente. Ho fatto questa gara perché c'è la Riviera. Sì, il piedino una volta. Mo sto cazzo toglievano. Una volta non toglievano il piedino dalla come si chiama? Dalla pedalina dove si poggiano. Quindi una volta non c'era quella cosa di togliere i piedini. Ok, facciamo sta Riviera francese, vedete qua? Sono diventati forti, o sono diventato scarso io? Ma è possibile che sono diventato così scarso? Forse sono troppo scarso io? Sapete che mi trovo meglio con i giochi di guida della Milestone fuori strada che su quelli su strada? Purtroppo è così, è il mio stile. Jackman, dammi la tua scia. Ah, mi prude il nasino. Mi prude sempre il nasino. Ok, guarda, 143. Non va più. 143, 4 marce gli avevano messo. Ma perché la quinta e la sesta se la sono mangiata? Si sono fregati la quinta e la sesta in produzione. Per risparmiare due ingranaggi. Ok, scusatemi, aiutatemi a spingere. Ok, grazie. Simonotti, che cos'è Simonotto? Simonotti, venga qui. Complimenti per il cognome, mi piace tantissimo. Simonotti mi piace come cognome. Simonotti, guarda che non è male. Ok, vai così. Mi fai. Non sale questa moto. Guarda che non ce la fa, è proprio messa lì. Non ce la fa. No, ok, è difficile, è troppo semplice. Guarda qui, e questo qui è lo stesso bug che c'era. Bug è la stessa cazzata che c'è su MotoGP 15, che è difficile, è semplice, mentre reale è impossibile. Perché quello ha rilasciato così tanto l'acceleratore, visto che era blu qua? Ah, il nasino di nuovo. Frena, mi va a schiantare sicuro, mi va a schiantare. Mamma mia che non curva sta moto. È un barilotto, è una cassetta di quelle della frutta. Avete presente la cassetta di legno della frutta? Ecco, quella lì è uguale. Si guida in quel modo, si guida. Non so quanti di voi da piccoli entravano nelle cassette, quelle là di plastica, e pensavano fosse un'automobile da corsa. Io lo facevo, purtroppo da piccolo non ero molto intelligente. Vabbè, non è che non ero intelligente, ero molto, molto fantasioso, avevo molta fantasia. Le cassette per me diventavano auto da corsa, c'entrava ancora, perché oggi in una cassetta di quelle là, avete presente quelle di plastica grandi, tipo che portano l'uva o i pomodori, ecco quelle là. Io c'entravo dentro e facevo le gare con quelle cose là. E ovviamente era ferma, ma se quando uno è già fuso da piccolo, te ne accorgi subito. Infatti i miei genitori mi portavano da uno psichiatra, diceva, è pazzo? Guida una cassetta? Diceva no, è normale, è un po' fantasioso. Ma va bene. Comunque, beh, lasciamo perdere. Ricordi di gioventù. Andiamo così. Non so quanti di voi, tipo, io guidavo. Qualsiasi cosa per me diventava un'automobile. È una cosa incredibile. Ero pazzo da piccolo. Non so perché non mi abbiano rinchiuso in un manicomio, perché comunque, no, non c'erano più i manicomi. No, comunque ci stava, uno che guida qualsiasi cosa. Fammi vedere, loro dove stanno? No. Che è sto rumore metallico che sbatte? Non penso che la moto sbatta in quel modo. Se sbatte in quel modo vuol dire che c'è qualcosa che non va, guarda. Non sentite che cambia il rumore tantissimo? Guardiamolo da dietro, perché da davanti non si può guardare. Ok, ho usato anche il freno di dietro. Meno male che me ne ricordo ogni tanto di usarlo. Ok, vai così. No, è che non si guida proprio questa moto, è pesante. Non so se voi state notando quanto faccio fatica per metterla in curva. Cioè, non scende, non cade. Questa moto qui, secondo me, se cade, se dovesse cadere, resta in piedi. Perché comunque è pesante, che è di una pesantezza unica, guarda. Non ha proprio la capacità di scendere in piega. Che peraltro devo guardare se mi toccano i pedalini. Guarda che i pedalini toccano per terra. Sì, toccano per terra, mi sembra che quello lì, dovevi guardarlo di qua.
No, non tocca per... Vabbè, qui potevo usare il rewind, stavo guardando una cosa. Comunque, vabbè, non so se c'è il... No, peraltro questi segni sull'asfalto sono fatti proprio malissimo. Invece di aiutarmi mi fanno frenare troppo presto. Ok, questa moto poi non c'ha la potenza neanche di sbandare. Si vede che sono più bravo con le moto scarse. Perché con le moto difficili dovrei ripeterla al reale questa gara. Ma va bene, poi guardiamo. Perché il reale è troppo difficile per me. Vai così. Ci vorrebbe tipo un altro difficile reale. Una cosa a metà. Non ci vorrebbe un cosa a metà, perché io non ho... Guarda sta lentezza di questa moto. Che cos'è? Signora moto, mi dia un po' di potenza. Mi faccia vedere che è viva. Questo rumore non penso sia quello reale di una moto, perché non ho mai sentito una moto con quel rumore. Una moto che si sta scassando c'ha quel rumore. Ovviamente contento. Che cazzo sei contento che siamo... Vabbè, ho preso 6 di questi, vabbè. No, allora, questa difficoltà è sballata. Difficoltà sempre sballate. Grazie Milestone, grazie che non correggi mai una minchia. Mi fa molto piacere. Fallo giocare a un coglione quasi. Prendi un coglione dalla strada e fai giocare i tuoi titoli e vedi che cambia tutto. E in più volevo far vedere un'altra moto. Dov'è? Che ve la faccio vedere subito. Questa Championship, che vuol dire? Ah, devo farne 3. No, 3 non li faccio. La 750 SS c'è da qualche altra parte? Facciamo gara singola in Nord America o Misano? No, facciamo Misano, scusa. Facciamo la 750 SS. Ve la faccio vedere. Come faccio a capire? Ok. Va molto di meno però. È più maneggevole, c'ha più velocità. Questo c'ha più accelerazione. Sono molto diverse. Sì, sono molto diverse. Prendiamo questo. Sempre 750. 750 nella... Non so quanti di voi si ricordano la 750 della... Che era poi la 999 piccola. Era veramente bella, veramente bella. Ok. Peraltro già questo qui no. Sì, è già al traliccio, vedete che già è simile al traliccio. Che è di cosa? Allora, alziamo la difficoltà, perché non posso stare con questa difficoltà. Mettiamo reale, vediamo che succede. Cioè, reale è troppo difficile, difficile è troppo semplice. Non c'è una via di mezzo? 95% magari? Ok, sono partito male, parte sempre male questa moto. Che cos'è? Guarda quello, James dove è arrivato? A fionda, l'hanno spinto. Sono già ultimo, cioè, è possibile? Forse devo partire in quell'altro modo. Devo partire tutto accelerato, mi si vede. Chi se ne frega. È come se... No, qui non ho capito come ha fatto a cadere. Cioè, che cosa è successo? Mi fai girare la videocamera, no? No, qui uso il rewind. Non ho proprio capito cosa è successo. Cioè, sono caduto, ci sono rimasto anche male. No, non ho proprio capito come sia possibile. Che certe volte cade la moto come se il pilota morisse. Muore il pilota, è come se sviene. Per questo io ho usato il rewind, forse c'era, era al limite. Questo è un caso limite per usare il rewind, però... qua non ho capito bene, qua non ho ben capito se ho sbagliato io o meno. Perché la moto è come se fosse svenuta, non ero né accelerato né frenato. Quindi è proprio svenuto il pilota. Peraltro suona il telefono, scusatemi un attimo. Già ero deconcentrato, adesso è anche peggio. Ok, qua potevo usare il rewind perché comunque quando suona il telefono dovete rispondere. E il telefono dovete rispondere. Poi magari sono quelli là che vogliono fare solo l'offerta. Dicono, ma sai, c'è un'offerta bellissima. Sì, mettetela nel culo la tua offerta. Odio i call center in un modo incredibile. Ti chiamano sempre, ti chiamano. E che cos'è che mi disturbano? Ok, io qua devo fare un po' di pratica, Mo magari ho registrato 3 puntate di seguito. Queste 3 puntate le ho registrate di seguito. Perché comunque mi servivano. Però adesso mi metto a fare un po' di pratica. Perché comunque devo migliorare. Guarda come vado male, anche il Misano. Che frenatona. Non ho capito perché... Scusami. Non ho capito niente. Prima di cosa voglio andare a vedere quella frenata che ho fatto. Perché ho fatto... Guarda, è partita tantissimo, è partita. Usiamo il rewind? Sì, usiamo il rewind. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Godetevi la vita. Che oggi ci siete. Domani potreste svegliarvi sotto un cipresso. Anche se in Italia non si usa seppellire le persone sotto i cipressi. Però... Attenzione, attenzione, perché la vita è breve. Godetevi la vita. Mi piacciono quelli là che sono sempre nervosi. Mi piacciono quelli là che lasciano i commenti sempre nervosi. E che cazzo, avete la pressione a 250. Calmatevi. Là vi schiatta il cuore, A essere sempre nervosi, il cuore ne risente. Lo stress. Dovete stare calmi, dovete stare. Ok, qua ho fatto una buonissima curva. Qui io ho fatto una buonissima curva. Bello, sapete che il circuito di Misano mi piace. Mi piacerebbe andarlo a farci un giro. Mi piace. Il circuito di Misano mi piace. Stranamente. Perché di solito a me i circuiti italiani... Quale c'è più? No, sono tutti belli, sono. È perché comunque abbiamo avuto una grande... Come si dice? Una grande storia. Noi abbiamo avuto una grande storia del ciclismo. Abbiamo avuto delle grandi case. Però poi, ovviamente, è tutto fallito.
Allora, freniamo bene qua. Devo frenare un po' di meno, devo frenare un po' di meno. Io la freno tantissimo, la freno la curva. E quindi ecco, sto già prendendo la mano. Voi non so se... voi magari non lo notate per niente, però io sto prendendo la mano perché vedo che devo frenare un po' di meno. Devo frenare un po' di meno e non devo frenare a fondo, perché rischio di fare del danno. E invece freno sempre a fondo. Vai, buttala dentro, buttala dentro. Devo imparare un po' a guidare, essere un po' più veloce. Qua non cadere, qua sono andato veramente fuori. Però l'ho tenuta, l'importante è tenerla. L'importante è tenerlo dentro. Tenerla dentro, no, tenerlo dentro. Serrano, che cos'è Serrano? Anche questo, guarda questo. Scusi. A parte che c'ha la moto grigia, si è dimenticata di dipingerla magari. Una volta non le dipingevano, una volta come così erano le moto. Solo i più ricchi potevano permettersi di dipingere la moto. Una volta le moto erano pezzi di lamiera assemblati che dovevano andare a 300 km all'ora, pericolosissimi. Con un altro giro magari potevo... Sto migliorando, già lo noto da alcune curve. O magari il tracciato che mi piace. Però noto che sto migliorando. Peraltro io aspetto sempre che la traiettoria diventi blu prima di lasciare il freno. Invece mi basta solo che sia arancione. Un po' arancione mi basta. Sì, devo migliorare tantissimo. Devo riprenderci la mano perché comunque... che cazzo volete? Con 6 gare già ho ripreso la mano. Però devo riprenderla tantissimo. E siamo con la difficoltà più alta. Perché comunque la difficoltà più alta, difficile non va proprio bene. È troppo semplice, difficile. A me basta solo che si abbassi un po' come si chiama? Il rosso. Il rosso si deve abbassare, però poi posso lasciarlo. Ok, vedete qua ho fatto anche bene. No, che poi diciamo che le traiettorie ce l'ho anche buone, ce l'ho. Vabbè che mi aiuta tantissimo questa, la scritta che c'è per terra. La scritta, sì, l'indicatore. Chiamano scritte. Ma va bene, va bene. Loro vanno troppo difficile comunque qui a come si chiama? Sono andato a girare da una parte sbagliata, sono andato a girare. Fermati, non passa. King, che cos'è? Mi stavo superando tutti. Vabbè che questo gioco sarà un po' la preparazione poi il 20 Orochi the game. Ma al momento me ne frega, cioè l'importante è fare il tour storico con la Ducati, solo questo volevo farvi vedere. Chissà se si potessero disattivare le collisioni. Su questo gioco senza collisioni secondo me è più realistico. Più realistico, non è che è proprio più realistico, però sapete che loro si mettono sempre lì in mezzo alle palle. Secondo me ci può stare. Ok, sto guidando già bene. Vedete qua, io poi non mi preparo niente, io lo gioco così, come viene viene, poi io non voglio fare il pro di un cazzo, cioè io voglio solo giocarlo. Ok, io qua vado fuori, tanto c'è lo spazio, che me frega. Ok, mi ha dato la penalità, ma 0,57, cioè praticamente niente. Lo metto sotto il Misano piace, che poi peraltro Misano dovrebbe essere il tracciato dedicato a Marco Simoncelli. Se non sbaglio sì, se non sbaglio è dedicato a lui. O il Misano o è quello, sì, Misano, mi sa che è. O è quello di Mini Riccione, però è Misano. Sì, dai, dovrebbe essere questo, però non ne sono sicurissimo. Sapete che con la memoria faccio abbastanza schifo. No, scusami, qua cos'è successo? Peraltro è caduto e ha preso la... guarda, non è che è caduta, ha preso la velocità chilometrica poi. No, qua lo uso il rewind, non ho capito neanche come è fatto a cadere. Cioè, quando è caduto, peraltro, poi ha preso una velocità supersonica. Cioè, va più veloce da terra che da alzato. Però mi ero avvicinato, mi sto avvicinando. Devo un attimo migliorare qui il controllo. Perché comunque io faccio un bel po' di casini, faccio. Sapete che poi sono sempre deconcentrato. Io gioco i giochi. Gioco i giochi, mamma mia come parlo. Due verbi sono in croce proprio. Io li faccio per divertirmi. Non li faccio per essere considerato il miglior pilota di Ducati al mondo. Anche perché il miglior pilota di Ducati al mondo sta in pista, non sta seduto su una poltrona. E basta con queste penalità di merda. Comunque mi ero avvicinato, con qualche altro giro in più probabilmente ci facevo la mano. Va bene, tanto questo qui lo facciamo solo come tour didattico sulle moto uscite da Ducati. Poi ci saranno le moto più nuove, non vi preoccupate. Adesso siamo qui negli anni 70, quando le moto erano un po' particolari. Ma belle, con personalità. No, tutte le moto, se le guardate davanti, suonano tuttutte malissimo. Va bene, è andata così, che cavolo vi devo dire. 6, sì, vabbè, ce l'ho 6, ma non ne sto prendendo più. Vabbè, che vi devo dire. Finita questa puntata, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi faccio un po' di pratica per riprenderci un attimo la mano e noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao!